questo nuovo video. Pensavo che arrivasse molto più in là, invece ho fatto veramente un secondo giro di saldi e vabbè, poche cose che ho trovato mi sono piaciute tantissimo. Allora, partiamo subito dal primo sacchetto. Sono stata da Piazza Italia e ho preso questa felpa troppo carina, che praticamente ha la parte davanti fatta in questa maniera, che è più o meno, diciamo, più o meno molto leggero, e poi il resto della felpa col cappuccio e le maniche, tutto il resto dietro è in felpa normale. È molto carina anche indossata. Adesso vi faccio vedere un po' come mi sta. Comunque, questa qua al 50% veniva 24,90 euro, quindi l'ho pagata a metà prezzo. È troppo carina, adesso la indosso così velocemente perché non voglio fare niente a parte. C'era anche in bordeaux, infatti ero un po' indecisa, poi in realtà anche il mio amico mi ha detto: guarda, come sta meglio nera, in bordeaux in realtà non mi stava molto bene, poi era anche un po' più larghina. E insomma, è fatta in questa maniera, è molto carina, è una cosa molto pratica, poi ha le sue taschine con la cernierina. E niente, anche questa qua l'ho pagata praticamente a metà prezzo. L'ho trovata una cosa semplice, ma in realtà non ho mai avuto una felpa fatta in questa maniera qua, e mi piaceva l'idea che fosse un po' diversa dal solito. Poi, sempre a Piazza Italia, ho preso due sciarpettine troppo carine che secondo me sono molto adatte proprio per la stagione che verrà. Ho preso questa qua sui Toni del Fucsia, tra l'altro l'ho trovata nel reparto bambina. Voi dite: ma reparto bambina? Sì, perché comunque è cortina e mi piaceva, perché a parte non essere troppo invadente, è già una bella sciarpina, quindi è sul fucsia. Poi c'è dentro questo turchese che secondo me sta molto bene anche quando si va a mettere la giacchina in jeans. Io in genere le sciarpe le metto in questo modo, così. Faccio passare una di qua così, e poi la vado un po' a smollicciare in questa maniera, stile un po' collanina. E niente, ho preso questa qua e la stessa sciarpettina l'ho presa anche in questo colore perché ho uno stivale che ha questo tono del marrone e quindi l'ho presa anche in questo colorino, che in realtà voi se la guardate non è che sia il massimo, magari dà anche una brutta impressione perché non è magari bellissima, però se abbinata bene è molto carina, specialmente magari anche col jeans abbinata a qualcosa in cuoio, color cuoio, che comunque è il colore che c'è qua in mezzo con il beigeolino. Queste due sciarpettine le pagate una scemata perché costavano 5,95 euro e le ho pagate anche queste qua a metà prezzo, quindi una stupidata. E mi sono piaciute tantissimo, quindi le ho prese, anche se in realtà ne ho una marea di sciarpe, però mi piace cambiare. Quindi queste due, sempre a Piazza Italia. Oddio, aiuto, aiuto, faccio il danno, mi sento, mi fa fare ah, perché non sta di qua, non so, capito. Sempre a Piazza Italia questi orecchini che mi piacevano tanto. Cazzo, c'entra questo? Vabbè. Questi orecchini 4,95 euro meno il 50%. Sono anche questi qua carini, sì, mi piaceva perché questo blu io lo adoro. E ho alcune cosine anche estive. Poi
Sono carini come sono fatti. Tra l'altro ne ho anche un paio sul verde, infatti in questa maniera qua, e mi piaceva proprio che io adoro i cerchi, come vedete ce li ho sempre, praticamente quasi sempre, e quindi ho preso anche questi qua a metà prezzo. Poi con Piazza Italia abbiamo finito. Poi sono stata in un negozio di anzi no, ricapitoliamo bene perché sono andata anche da segue allora sono stata da segue e ho preso una borsa che mi diceva tantissimissimo. E questa qua, io non ho lo scontrino, non so che fine abbia fatto, però l'ho presa da segue, come vedete, c'è anche il sacchettino e ah, forse c'è il cartellino interno, no, non c'è neanche quello là. Vabbè, comunque costava 49 euro, 49 sì, e l'ho pagata praticamente a metà prezzo, la metà. È molto carina, secondo me è la grandezza media che comunque ci può anche stare. È fatta in questo modo, poi c'ha la sua tracollina, non so se la utilizzerò, adesso poi deciderò, però mi piace anche molto portata a mano, anche se a volte comunque la tracolla non mi dispiace. Mi piace tantissimo il colore, perché mi piace tanto, non so, l'ho presa perché mi piace molto il colore e poi io adoro proprio questa punta di marrone, queste sfumature, quindi ho preso questa qua perché a metà prezzo era veramente molto conveniente, quindi 49,90 meno il 50. Quindi questa, poi sono stata in un negozio di cinesi e ho preso, allora, vabbè, è un negozio che ha un po' di tutto, dalle scarpe ai prodotti per la casa, ho preso questi bicchieri da Coca-Cola che mi piacevano tantissimo. Perché in cucina ho alcune Coca-Cola con i nostri nomi e ho pensato di mettergliele vicino e questi bicchieri qua. Li ho pagati 99 centesimi, quindi li ho presi al volo perché mi piacevano veramente tantissimo. Ho preso questi e poi sono andata giù nel reparto, no, nel reparto di hanno scarpe, un po' di tutto, in genere non trovo mai niente, ma stavolta ho trovato qualcosa anche in fine serie, tra l'altro una scatola un po' anche sgarruppata, però mi piacevano tantissimo questi stivali e ho preso questi tronchetti in ecopelle che praticamente non so quanto costavano in realtà in prezzo iniziale perché li ho pagati 15 euro, erano già in fine serie, sono troppo carini, mi piacciono tantissimo e poi anche questo color bordeaux mi piace veramente tanto, quindi ho detto li prendo al volo perché mi piace anche il tacco abbastanza grosso, questo plato davanti e quindi ho detto beh, li prendo perché sono proprio, è proprio il tacco che piace a me, quindi alto, poi non è neanche sottilissimo, quindi anche abbastanza comodo per camminarci e quindi ho preso anche questi tronchettini. Poi sono stata da Casanova, ci sono tornata per giorni di seguito perché poi ho voluto prendere ancora qualcosa in più. Allora, il primo giorno che sono stata ho preso allora, questo bicchiere con la sua canoccetta e con il coperchietto chiuso e l'ho preso nel Trenitalia, ovviamente l'ho preso ovviamente nella tonalità del rosso perché ormai è tutta rossa la mia cucina, quindi non potevo prendere un certo azzurro, giallo, verde. E questo qua l'ho pagato 1,99 euro. Vabbè, dovrebbe essere comunque 1,99 euro. Quindi ho preso questo qua perché comunque è comodo, devo tenermelo in cucina quando devo bere ed è una cosa troppo troppo originale. Poi ho preso questi cestini che veramente a 1 euro non potevo lasciarli là perché comunque voglio un po' sistemare ancora gli armadi, fare ancora un po' di organizzazione perché comunque sono molto pratiche le cose nei cestelli, nelle scatole. Ho preso questo qua ovviamente, vabbè, rosso, quindi un rosso. E poi ne ho presi due nel bianco. Poi dopo vi farò vedere perché cosa li utilizzerò. Ho preso questi, poi sono tornata perché comunque sono tornata nuovamente perché una volta sono andata con la Marzia, con la mia amica, poi sono ritornata con mia mamma e ho preso, infatti
mi ha fatto uno scontrino unico perché ha pagato lei, ha voluto pagare lei, e ho ripreso ancora perché ho detto ne prendo ancora perché voglio organizzare il carrello della cucina, e ho preso ancora tre di queste qua perché comunque alla fine hanno un prezzo veramente minimo e sono fatte tanto tanto bene, quindi sono veramente anche belle massicce, e quindi ho preso altri tre di questi cestelli poi che sono fatti praticamente in plastica. Poi sono stata da Kiko e ho preso ancora queste due matitine. Allora, ho preso una matita occhi che è la Glamorous Eye Pencil, che è questo colore che mi piace tantissimissimo, ed è questa punta di verde. Il colore è il 412, è un colore favoloso, ho detto la prendo al volo perché tante volte non riesco mai a trovare il verde vero proprio che piace a me, e questa qua mi sembrava proprio un colore che poteva rientrare tra quelli che a me piacciono tantissimo. Adesso vi faccio vedere lo swatch ed è veramente carinissimo. Adesso con la luce rende veramente poco poco, e quindi ho preso anche questa. E poi ho preso questa matita labbra, l'Intense Ray Lavish, e ho preso il color 03 che è un rosso. In realtà questa qua è una lip pencil e mi piaceva molto, infatti ho detto mi piaceva molto perché comunque ha questo, è un rosso molto acceso che rientra proprio tra i colori anche dei miei rossetti, e quindi ho detto prendo anche questa qua e queste due matite qua. Adesso vi dico i prezzi perché me le stavo completamente dimenticando. La matita occhi l'ho pagata 2,10 euro, mentre la matita per labbra 2,40 euro, quindi le ho prese perché alla fine c'era tantissima roba da Kiko al 50%, però ovviamente ho preso quello che in realtà mi manca e che non ho, perché sennò mi ritrovo veramente con tantissimi doppioni e non me ne faccio assolutamente niente. Bene, questo video è terminato, questo è il secondo giro di saldi, non so se ce ne sarà un terzo, non ho proprio idea. E niente, per adesso io vi saluto, vi mando un bacione e vi aspetto alla prossima. Ciao!